La giornata. Cosa c'è da sapere? Ergastolo per i genitori di Saman Abbas, 14 anni per lo zio Danish, che come loro la uccise e che poi ne nascose il cadavere nella notte tra aprile e maggio di 2 anni fa. Assolti i cugini della ragazza di origini pakistane, morta appena maggiorenne a Novellara perché voleva vivere la sua vita. E un'altra giovane, Vanessa Ballan, di 27 anni, incinta del secondo figlio da 3 mesi, madre di un bimbo di 4 anni, è stata assassinata in Veneto, a Spineda. L'ha pugnalata un uomo kosovaro che lei aveva denunciato per stalking. L'ha trovata il marito, a terra, davanti alla porta di casa. Qui parliamo di giustizia, Ucraina, Medio Oriente, patto di stabilità e legge bavaglio. È mercoledì 20 dicembre. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Il mio non è stato un attacco alla magistratura, perché io ho profondo rispetto per l'ordine della magistratura. Le mie sono state alcune riflessioni e preoccupazioni riguardo ad alcune tendenze che vedo emergere nelle discussioni dei magistrati. Non emergere in modo carbonaro, emergere in modo molto evidente. Ormai è chiaro, la maggioranza sta sperimentando un format, lancia accuse per poi negare di voler aggredire qualcuno o avercela con qualcun altro. Ieri era la volta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, andato dritto contro il Quirinale, per poi dire «Ma no, il mio rispetto per Mattarella è conclamato, chi non lo capisce è in cattiva fede». Stavolta è il turno del ministro della difesa Guido Crosetto, che 3 settimane fa aveva lanciato un suo personale allarme sui magistrati politicizzati a sinistra, pronti a fermare la deriva antidemocratica di Meloni, con un'intervista domenicale a risposta generica, senza entrare affatto nello specifico. Qui invece era a Montecitorio, ieri. Mi era stato riferito che in varie riunioni della magistratura, riunioni non come qualcuno ha scritto segrete, riunioni, quelle ufficiali, congressi, venivano dette delle cose che dal mio punto di vista dovevano sollevare preoccupazione, non preoccupazione soltanto personale, preoccupazione istituzionale, un dibattito, e sono contento di poterne parlare oggi qua. Durante l'informativa urgente, Crosetto ha quindi detto: le regole le fa lo Stato, non la magistratura. La rappresentanza appartiene alla politica, per poi chiedere una pax con i giudici e sentirsi rispondere dalla NM, questione chiusa. Tutto questo mentre si parla però soprattutto del suo appartamento di 220 metri quadri a un passo dal Vaticano, preso in affitto a costo zero da un imprenditore amico della cyber security, Carmine Saladino. «Non pago l'affitto perché ci sono lavori in corso», ha spiegato Crosetto postando le foto del cantiere in casa. «Sì, d'accordo, ma a proposito di ruoli istituzionali, è normale che un ministro non si ponga il problema». La società dell'amico in questione ha ricevuto in passato commesse anche dal Ministero della Difesa e quindi questa, chiamiamola informalità, è opportuna mentre si siede sulla poltrona più importante di quel dicastero. Intanto arriva una nuova legge bavaglio. La Camera ha approvato ieri sera l'emendamento presentato dal deputato di Azione Enrico Costa alla DDL di delegazione europea. Il testo prevede il divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare, cioè l'atto con cui i giudici formalizzano un'inchiesta e chiedono di andare a processo, fino alla conclusione delle indagini preliminari, sia in forma integrale che in estratto. Fatti, prove, indagati rimarranno quindi segreti. La cronaca giudiziaria dei giornali perde la sua carta più importante e le procure diventano mute. 160 i sì a Montecitorio, 70 i voti contrari di PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Azione, ovviamente, e Italia Viva si sono espresse a favore. Pensate, hanno preparato l'ottavo pacchetto militare. Giorgia Meloni ha avuto neppure il coraggio di dirlo. Lo ha detto il ministro Crosetto e lo va a dire al Copasi. È venuto da noi in sede di comunicazioni ufficiali, non ha detto che stavano preparando l'ottavo pacchetto. Ha detto Crosetto qualche giorno prima e andrà adesso al Copasi. È normale secondo voi? Giuseppe Conte, leader 5 Stelle. L'ottavo pacchetto arriverà. Intanto in CDM, con un decreto, sono stati prorogati gli aiuti militari all'Ucraina per tutto il 2024. E per quanto riguarda l'altro fronte, quello medio orientale, dopo le anticipazioni date da Repubblica, lo stesso ministro della difesa Crosetto ha annunciato che l'Italia parteciperà con una fregata, la Virginio Fasan, all'operazione che intende difendere la navigazione nel Mar Rosso, minacciata dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi filo iraniani. La dichiarazione è arrivata
dopo un videocollegamento tra Crosetto e il capo del Pentagono, Lloyd Austin, che si trova in Medio Oriente proprio per affrontare anche il nodo, l'ennesimo, delle aggressioni degli sciiti ai mercantili in solidarietà ad Hamas. Questi attacchi stanno bloccando il commercio nel Mar Rosso e hanno già fatto evitare il passaggio per il canale di Suez, per il quale l'Egitto incassa quasi 10 miliardi di dollari all'anno, ai principali colossi globali del trasporto, i quali al momento preferiscono circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, evitando così di essere aggrediti con droni, missili e barchini. La nostra fregata dovrebbe arrivare nell'area domenica, vigilia di Natale. Oggi è il giorno dell'Ecofin sul patto di stabilità, ma la riunione dei ministri dell'economia europei si tiene in videoconferenza e fino a ieri pomeriggio veniva derubricata ad appuntamento di passaggio. Francia e Italia, con i ministri Bruno Le Maire e Giancarlo Giorgetti, miravano a rimandare ogni decisione ad una fase post-elettorale, quindi tra oltre 6 mesi, e nel frattempo a superare lo scoglio Germania, prima fra i rigoristi nella revisione dei parametri su debito e deficit, anche a causa di rovesci elettorali dell'SPD del cancelliere Olaf Scholz, che quindi, con il suo ministro Christian Lindner, da mesi fa la faccia dura. Ieri sera invece la notizia che Le Maire e Lindner si sono visti a Parigi, senza l'Italia, con cui però abbiamo lavorato tanto, ha detto Le Maire in un punto stampa, specificando che Giorgetti è stato sentito al telefono. Ora siamo allineati anche con la Germania al 100%. Ma tutto risolto quindi? Insomma, perché l'Italia fino all'ultimo ha continuato a frenare per rilanciare la trattativa notturna, che al primo punto riguarda la velocità di rientro del debito e al secondo la soglia annuale. Oggi vedremo i frutti di questa maratona di diplomazia finanziaria. Il sospetto è che per Roma siano avvelenati. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.